Ancora insieme, seconda parte del nostro viaggio tra le eccellenze dello sport ligure, puntata numero 15 per il nostro magazine, puntata che in questa seconda parte si declina in particolare sull'atletica e sul basket, ma andremo con Marco Callai a parlare anche di tennis e di biliardo, perché è in arrivo nel weekend un avvenimento davvero importante, ce ne parlerà Giulio Fortilli, presidente del Comitato Ligure della FIBIS. E allora con Marco Callai, Matteo Neto e la squadra di Stelle nello Sport andiamo a conoscere quelle che sono le realtà che in questa seconda parte vi vogliamo illustrare nel mondo dell'atletica, del basket, del tennis e del biliardo. Anche perché il 2012 è stata una stagione difficile sotto certi punti di vista, ma molto positiva per altri. Molto positiva perché c'è stato un grandissimo ritorno di giovanissimi all'atletica. Abbiamo preso atto di un reclutamento veramente copioso, forse sulla scorta dell'entusiasmo dell'anno olimpico, delle Olimpiadi di Londra, che sono state veramente uno spettacolo eccellente, ben presentato, con grandissimi risultati. Devo dire che noi abbiamo avuto un sacco di giovani che si sono avvicinati, giovani e soprattutto giovanissimi, quindi molto positivo per il futuro. È da quando ho 10 anni che faccio atletica, però sono passata, ho iniziato a specializzarmi 2 anni fa e ho cambiato allenatore e ho iniziato con il mezzo fondo, 1000-2000 metri. E sicuramente anche l'ambiente e tutto, il mio allenatore mi ha trasmesso la passione. Spero di iniziare bene con le indoor. A fine febbraio abbiamo gli italiani ad Ancona e poi quindi spero in un buon piazzamento, per poi con la stagione su pista avremo a fine stagione di nuovi campionati italiani. È iniziato a piacermi fin da subito. In prima media ho iniziato a fare atletica con la scuola, poi ho iniziato a iscrivermi alla società e fin da subito, fin da ragazzo, mi sono subito appassionato a questa specialità, magari perché mi veniva meglio di altre, però non lo so, è stato un amore a prima vista, si può dire. Quando dobbiamo correre lungo, corriamo circa 10-12 km, mentre spesso, almeno una volta a settimana, facciamo anche dei lavori su pista, tipo, non so, dei ripetuti da 1500-1000 alternati per 3 volte, ad esempio. Così. Noi avremo una grandissima partecipazione ai campionati indoor giovanili, soprattutto dove presenteremo dei ragazzi veramente pronti, a posto, e ci aspettiamo tanto. Siamo secondi in classifica da soli, per cui il risultato è importante. Dietro una corazzata come quella di Ragusa, difficile da battere, che incontreremo domenica prossima. Dal punto di vista societario, le difficoltà, che credo non siano nuove a nessuno, di grandissimi sacrifici, di grandissima combattività per restare in piedi, per resistere. Noi, nonostante tutto, siamo in piedi, ce la stiamo ancora facendo dopo quasi 20 anni, quindi va bene, positiva. Sul minibasket siamo quasi intorno ai 120 bambini, siamo su una 80ina di attività a livello agonistico, diciamo, giovanile, per la prima squadra, quindi tutto quello che consegue, più collaborazioni con altre società che ci portano a essere un bel gruppo di persone. L'idea mia, il mio progetto, il mio sogno nel cassetto per i prossimi anni è quello di mettere insieme ancora di più le forze, fare un gruppo molto molto numeroso, e quindi sulla quantità poi arrivare alla qualità, ma fare un gruppo proprio di reclutamento importante su più varie zone della provincia, che peraltro ci stanno seguendo, per cui c'è una buona possibilità di riuscita. Se si potesse realizzare in A2 meglio, perché sarebbe un livello ottimo. Più si alza la forbice, se dovessimo essere in A1 diventerebbe più difficile portarcene, però l'importante è costruire giocatrici che possano andare in giro anche in altre società
e con questo ripopolare un po' il mondo della pallacanestro femminile e avere in cambio magari ogni 3-4 giocatrici di A2 magari poter prendere qualche talento di A1. Questo è un po' l'obiettivo. Sta partendo un progetto sulle ragazze, quelle dell'età dal 98 al 2000, c'è un progetto importante con collaborazioni importanti con società spezzine. Vogliamo puntare su questo e speriamo di portare a termine questo lavoro che secondo me oggi è l'unica uscita, via di salvezza per poter continuare a fare sport a un certo livello. Diciamo che proprio in questa squadra che ho alle mie spalle abbiamo riposto un po' le speranze del futuro. Ci sono delle ragazze, di quelle che ne nascono una ogni tanto, per fortuna, e ce n'è più di una. Siamo contenti, quindi su quel gruppo lì dobbiamo sicuramente incidere più che possiamo, perché c'è tanta qualità in Liguria proprio, quindi stiamo cercando di mettere insieme più giocatrici liguri in quella categoria, in quella annata lì. Abbiamo la fortuna di essere in questo impianto, proprio in via Gibi d'Alberti, a San Fruttuoso, quindi una zona molto popolosa e comunque vicina al centro, dove abbiamo la fortuna di poter ospitare numerosi utenti dai 9 mesi agli ultra 65 anni e bene o male abbiamo oltre un migliaio di iscritti, più o meno suddivisi, metà bambini, ripeto, dai neonati agli adolescenti, ragazzi di 16-18 anni, per passare poi agli adulti per attività di scuola nuoto e soprattutto di fitness, quindi acqua gym, senza dimenticare le gestanti, quindi li prendiamo ancora prima che vengano al mondo. E poi facciamo attività specifiche per gli ultra sessantenni, quindi una ginnastica, noi lo chiamiamo nuoto benessere, che è una ginnastica dolce, oltre alle varie attività agonistiche che vengono svolte da due società, prevalentemente Rarinante a San Fruttuoso e Andrea Doria, per i quali aspettiamo gli atleti giusto nell'impianto qui di San Fruttuoso. Noi abbiamo la possibilità appunto di dirottare, diciamo, i ragazzi che hanno la passione verso l'attività agonistica sia di nuoto che di pallanuoto con le società con le quali collaboriamo, che sono nello specifico Andrea Doria e Rannante San Fruttuoso. Dei corsi per ragazzi dai 5-6 anni e abbiamo una scuola abbastanza importante, nel senso che abbiamo numeri alti, abbiamo 170 ragazzi iscritti che frequentano i nostri corsi e una trentina di ragazzi che svolgono una intensa attività agonistica. E ormai diciamo che la Coppa del Sindaco riesce a coinvolgere tutti i livelli di atleti, nel senso che essendoci tante gare abbiamo dall'under 12 e tutte le categorie di quarta e la terza categoria, quindi ce n'è per tutti i gusti proprio. Noi siamo in via Campanella, che è praticamente sopra Corso Italia, sotto le piscine di Albaro, e per contattarci abbiamo una segreteria con un numero di telefono è 010 31 30 56, dove si può informare per qualunque attività. Tanto è l'unico campionato italiano con le buche che facciamo in Italia. Noi lo facciamo più a Genova perché siamo rimasti noi soli a giocare sulle buche come federazione. E diciamo che raccogliamo tutta l'altra Italia e qualche duno dell'Emilia Romagna che sono ancora appassionati. I numeri, diciamo che
con tutte le spezzature che ci sono, chi gioca di qui, chi gioca di là, non saranno come gli altri anni, come il primo anno che eravamo 200, ma saremo sempre sui 150 giocatori. Secondo me saranno i piemontesi, diciamo gli alessandrini, i savonesi, e a Genova sì, c'è qualcuno, abbiamo non so, prime categorie come Mosto, come non so, Zaccaria, con gente di, cioè, ragazzi che escono adesso, magari cioè, c'è sempre un'incognita. Comunque secondo me i piemontesi e i savonesi sono più forti. Anche per questa settimana il nostro viaggio è arrivato a destinazione, l'appuntamento ovviamente sempre su Primo Canale Sport e anche online sul sito stellenellosport.com con le puntate del nostro viaggio. Quella prossima, la 16ª, sarà ovviamente dedicata al lancio di Stelle nello Sport. Mercoledì 27 febbraio, non dimenticate la data, alle ore 17 a Villa Spinola ci sarà la presentazione, il vernissage di questa edizione numero 14 con ormai gli eventi storici legati al progetto, l'asta benefica a favore della Gigi Ghirotti, gli interventi delle massime istituzioni anche dello sport in Liguria, ma anche tante novità che con Marco Callai, Matteo Neto, Dario Del Vecchio e tutta la squadra di Stelle nello Sport vi illustreremo. Una novità assoluta, un concorso fotografico per ricordare un presidente davvero storico per il movimento sportivo della nostra città, Carlo Nicali, il presidente del CONI Genova, ma tante sorprese sono in fase di definizione, anche perché da mercoledì ripartirà la caccia agli sportivi dell'anno sul nostro sito e su tutti i nostri canali. E dunque un appuntamento da non perdere, sempre e comunque online, all'indirizzo stellenellosport.com. Buona settimana sportiva a tutti.